Blu Cobalto, prima scena ufficiale, 9 luglio del 2018. Azione! Con la mano veni male. Azione! Aspetta. 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 Muteli, grazie. Ecco, stavo dicendo. Ah, ciao ragazzi. Azione! Ma questo non si sente. Certo. Certo. Sarà complicato trovare una nuova famiglia. Che siamo noi. Fai conto, continua a guardare a lei. Blocco batto, 9 luglio del 2018. Chuck, motore e azione. Blu Cobalto, scena prima di seconda, Chuck, motore, azione! Poi scusate, vedi l'ombrello, no, non devi dire qualcosa. No, se sono sposato le cioè dice vedi io sono le mie cose e fare tutte. Però Ragazzuoli, guardate che spettacolo. Il mare blu cobalto. Prossimamente su YouTube. Allora ragazzuoli, questo è fa parte del backstage. Oggi esattamente il 14 luglio del 2018, guardate che splendido panorama dove vi ho portato. Siamo a Cala Bernardo / Palata, ossia una piccolissima e minuscola frazione che si trova in pratica tra Avola e Noto. Meno male in realtà è in periferia, è un posto praticamente che non c'è nessuno, ma che bello si ricorda in questa spiaggia qui. Ragazzi, questa spiaggia qui ho girato il mio film del 2010, ossia Quella notte. Allora, Federica, Gianni Tasca, Simone Costella, cito tutti i nomi e cognomi perché comunque è stato un film finicchio e fu il primo film che praticamente in realtà girai in due giornate, quindi per me fu una grandissima cosa. Questa in realtà, spoiler, non è una chiesa, ma era un ex borgo marinaio, ossia adesso è diventato un museo del mare addirittura. Ma andiamo ad approfondire la questione perché sinceramente non ci sono mai entrata. No ticket, museo del mare. Ah, domenica 15 luglio, ore 18, incontro sul tartarughi. Non so, cioè sono un po' curiosa di sapere cosa ci sia dentro. Comunque sì, è a due piani, cioè pian terreno e al primo piano. Andiamo, mi porto dove c'è il mare. Yeah. Guardate che bello, raga. La nostra Sicilia. E nulla. Stiamo girando le scene qua del matrimonio, sperando che non scura prima. La scena extra ovviamente del matrimonio, in realtà, che io non avevo in mente di fare, ma mi avete aiutato voi a farla con questa idea tramite il sondaggio che è uscito su Instagram, ossia che cosa fa alla fine la protagonista, corre o si sposa,
la maggior parte di voi ha scelto appunto Si sposa e siamo qui per girare quella scena. A dopo.